Meteo per giovedì 6 luglio 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti e a lasciare un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. La circolazione depressionaria che staziona da più giorni tra Gran Bretagna e Scandinavia tenderà ad essere richiamata verso ovest ed a scendere meridiana in Atlantico. Ciò darà il via ad una pulsazione verso nord dell'anticiclone afro-mediterraneo che inizierà ad interessare con la sua parte più avanzata i settori basso-mediterranei. Dopo i temporali, si stanno incastrando i vari tasselli per una nuova ondata di calore, la seconda di questa stagione estiva 2023. Previsioni meteo in area italiana per giovedì 6 luglio 2023. Nord. Marcata instabilità con sviluppo di temporali a macchia di leopardo che progressivamente interesseranno tutte le zone. Attenzione, la fenomenologia potrebbe risultare di forte intensità, accompagnata da colpi di vento e grandinate. Fenomeni in attenuazione dalla tarda serata. Centro. Poche nubi, con nuvolosità medio-alta in aumento al centro-nord. Nel pomeriggio sviluppo di cumulonimbi sulla dorsale appenninica, che evolveranno in temporali. La fenomenologia potrebbe sconfinare in area interna adriatica e sulle pianure del nord Toscana. Ampie schiarite in serata. Sud e isole. Stabile e soleggiato con solo qualche nube pomeridiana nelle zone interne e sui rilievi. Tali nubi non è escluso possano dar luogo ad isolati e blandi rovesci sull'Appennino Lucano. Temperature massime in diminuzione sulle regioni settentrionali a causa dei temporali. Stazionarie altrove, minime nel complesso stazionarie su tutte le zone. Valori ancora in linea con le medie. Ventilazione tra debole e moderata di direzione variabile. Locali rinforzi da maestrale sui settori basso adriatici e ionici. Mari da poco mossi a mossi a tratti. Localmente molto mossi sui settori ionici. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. L'anticiclone africano inizia a muovere i suoi passi verso la nostra penisola, andando progressivamente ad interessare il sud e le isole. Di conseguenza nella giornata di venerdì il tempo tenderà a migliorare su tutte le zone, con ampie schiarite, anche se verso sera saranno ancora possibili dei rovesci sparsi al nord-ovest e localmente al centro-nord. Sole totale sabato con temperature che inizieranno a schizzare in alto. Torna prepotente l'afa. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.